Benvenuti a una nuova trasmissione del Punto, come sempre l'approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Andiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata. Ora allora saluto il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, Valerio Mancini, della Lega Nord. Buongiorno benvenuto, a tutti. Benvenuto Salve. al capogruppo del Partito Democratico, Gianfranco Chiacchieroni. Buonasera. Allora, eh, l'argomento iniziale ormai da diverse settimane a questa parte è quello riguardante il eh, sisma, il post-sisma. L'argomento diciamo, più attuale in questo momento, la questione su cui si sta eh, più discutendo in maniera estremamente ampia è quello del riconoscimento dei danni indiretti. Eh, il riconoscimento dei danni indiretti significa poter intervenire con. Contributi e pubblici verso le aziende del turismo, ma non solo, eh, che, hanno, oh, che si sono viste penalizzate proprio da questo evento. E non riguarda soltanto la Valnerina, ma riguarda l'intero territorio regionale. È stata approvata una settimana fa una mozione unitaria proprio per chiedere al governo il riconoscimento eh, di, questo, di questo strumento già utilizzato. Nel post 1997. Mancini, comincio da lei: un passo importante. Beh, la Lega ha dato il suo contributo, lo ha fatto già in alcuni comuni dell'Umbria, per primo il comune di Passignano, dove la Lega ha presentato tramite il suo consigliere Luca Brizzarelli. Eh, la, nostra, eh, la nostra proposizione di compensazione da danno indiretto, includendo le tasse, diciamo, quelle più invisi alle attività commerciali, che sono praticamente l'IMU e la TARI, l'IMU, TASI e TARI. Eh, perché è evidente che i comuni in questa fase eh, sono di fatto diventati degli esattori negli ultimi anni e eh, l'IMU eh, di cui la Lega praticamente faceva riferimento era... Riferita alla tipologia di IMO categoria D, cioè quelle degli edifici e delle strutture alberghiere, che di fatto per i due terzi finisce dai comuni nelle casse dello Stato. E poi la componente Tari, tassa dei rifiuti, perché è evidente che chi ha un minor afflusso di turisti produce minori rifiuti e quindi come tale sembra giusto essere premiato. Eh, si, poteva, si potrebbe fare puntuale questo calcolo se eh, rispetto alle tante disattese promesse e indicazioni fatti dal piano regionale dei rifiuti in questa regione vigesse la tariffa puntuale, cioè uno paga per quanti rifiuti conferisce. Sono ancora eh, valutazioni che benché eh, diciamo, le buoni propositi sono stati tanti, propositi totalmente disattesi. Tornando alla questione tassazione, è evidente che le strutture che hanno subito cali dell'ordine del 60-70%, anche ovviamente al di fuori eh, del, del cratere, perché c'è stata una cattiva informazione della rete televisiva, dei media nazionali e internazionali, questa cosa non può essere più sostenuta dalle attività. E quindi ecco la nostra proposta che iniziava proprio dalla, da Limo, dalla Tasi e Naturalmente le altre forze politiche, interverrà adesso il Consiglio di Chiacchieroni per la proposizione del suo partito, eh, hanno diciamo, fatto sintesi. Noi partivamo da quello. È una presa di coscienza che i comuni devono fare attraverso chiaramente le eh, associazioni dei lanci, le strutture alberghiere devono prendere coscienza di fare pressione presso il governo per la costruzione di questi fondi di compensazione lo, lo ha fatto la regione con, le nostre, con il nostro contributo. Allora, Chiacchieroni, è un passaggio importante, dicevamo prima: l'Umbria è una piccola regione per cui, cratere o non cratere, quando cala il flusso turistico, che è uno dei motori diciamo, dell'economia regionale, eh, cala su tutto il eh, territorio. Ma cosa bisognerà fare oltre eh, al riconoscimento del danno indiretto? Che, che è soltanto un eh, piccolo passo rispetto a quello che dovrà poi ripartire, no? Beh sì, eh, questa mh, vicenda del danno indiretto noi abbiamo esperienza, perché nel 1998, e la norma risale all'agosto, proprio l'Umbria fece, a seguito del sisma che colpì le zone di Gualdo, Foligno e Assisi, eh, ci fu una legge eh, nella quale appunto fu riconosciuto il danno indiretto e, e i cittadini hanno potuto usufruire eh, di questa normativa che può essere alimentata anche con i fondi dell'Unione Europea. E quindi su questo bisogna insistere perché c'è stata l'ottava ehm, commissione eh, della Camera, presieduta da Ermede Realacci, che ha lavorato molto su questo tema anche su stimolo dell'Associazione di Categoria, della Confindustria Nazionale, dell'Associazione degli Albergatori così come dice sì, la decima commissione del Senato. Quindi c'è tutto un lavoro insieme con le regioni teso a riconoscere questi elementi del danno indiretto. Successivamente eh, occorre, anzi eh, contestualmente, rilanciare eh, eh, una forte iniziativa promozionale dell'Umbria, delle sue strutture e delle, dei suoi valori eh, perché si possa continuare ad intercettare un flusso turistico che ha fatto della nostra regione una meta interessante, tant'è vero che proprio il giorno del sisma eh, si era registrato il boom di turisti a Norcia e nella Valnerina. E Quindi eh, non solo lì, ma insomma, per il resto dell'Umbria che ha avuto questo danno indiretto all'immagine, eh, questa attività di promozione che l'assessorato al turismo sta mettendo in atto eh, deve portare dei risultati importanti. Eh, sia di promozione d'immagine ma anche di eh, rassicurazione eh, della sicurezza eh, delle nostre strutture. Trasformare la ricostruzione Parto Lei, Chiacchieroni, trasformare la ricostruzione nel cratere come diciamo, valore aggiunto per un nuovo turismo, quello diciamo, se vogliamo tecnico, ma anche di curiosi, ma anche di attaccamento probabilmente a, a, al territorio. Della, della Valnerina in particolare, potrebbe essere, mi sembra che lei ci è tornato su questo tema più volte, potrebbe essere una soluzione, cioè sfruttare, tra virgolette, questo evento anche per un turismo così diciamo, diverso? Sì, certo, noi siamo nella conclusione della fase dell'emergenza e sta iniziando con il decreto che si sta eh, elaborando proprio in queste ore eh, la ricostruzione leggera e la ricostruzione pesante. E nel contesto della ricostruzione eh, noi suggeriamo che si possano fare dei cantieri partecipati dove la gente possa ah, vedere, visionare in sicurezza naturalmente eh, per accompagnare questo processo di ricostruzione e soprattutto questo eh, necessita eh, il completamento della fase dell'emergenza che riguarda soprattutto la viabilità, le strade, la strada Norcia-Visso, la strada per Castelluccio e la galleria per Ascoli che sono le tre arterie sulle quali c'è eh, urgentissima necessità di intervenire per ripristinare e sgomberare le macerie, eh, una volta aperte queste tre arterie, eh, si potrà appunto oh, dar vita anche a questa attenzione particolare di chi è interessato alla ricostruzione in sicurezza e anche, soprattutto, ai beni culturali. Ricordiamo che queste, eh, questa situazione di sismicità interessa 10 milioni di persone di abitanti del nostro paese e quindi è una situazione importante così dicesi come lo sviluppo di nuove tecnologie che la stessa università, la facoltà di ingegneria sta mettendo a punto eh, per favorire e per rendere sicura la ricostruzione su questo c'è molto da lavorare noi stiamo accompagnando come consiglieri regionali questo processo lo vorremmo fare appunto con la partecipazione di tutte le forze sociali ed economiche della nostra regione Mancini, lei nella vita è un tecnico no? prima di arrivare in politica diciamo, la sua professione è di tecnico eh, nell'edilizia eh, sbaglio? No, all'interno dell'abitazione mi occupavo di, arred dell di arredamento. Perfetto. Quindi ho avuto a che fare con bravi architetti, quindi ho appreso un po' Beh. il senso del bello, il senso della sicurezza anche per quando si parla di casa. Bisogna creare ambienti sicuri. Quindi, sì. No, io volevo ho, ho fatto questa premessa per parlare proprio di ricostruzione, sì. cioè ripercorrere il modello, o, diciamo, sottolineato positivamente in maniera oggettiva del 97 oppure cambiare qualcosa rispetto alla ricostruzione di 20 anni fa. Che dici? No, allora, intanto, eh, io l'ho detto, faccio una notazione politica che è importante farla, perché sennò agli aspettatori. Allora, eh, l'esperienza attuale rispetto ovviamente agli anni purtroppo agli altri eventi tragici dell'Umbria è, è questa. Intanto l'Umbria non ha avuto vittime, quindi questo è grazie al processo fatto, all'esperienza maturata. L'abbiamo detto una delle prime commissioni che facevamo il 12 settembre a Norcia, in cui comunque io ho uh, in quella sede l'istituzione del fascicolo del fabbricato, cioè si ricostruisce con dei parametri tecnici precisi che raccontano la storia del fabbricato, parlo delle zone terremotate. Per quanto riguarda invece ovviamente gli edifici pubblici, iniziando le scuole, doveva essere l'occasione buona. È stata rispinta questa situazione in ambito regionale. Eh, in qualche comune no, tipo a Città di Castello. Però ci sono state poi nei giorni successivi proposizioni per quanto riguarda la costituzione di questo documento importante che eh, evidenzia la resistenza statica degli edifici pubblici e poi dovrebbe iniziare per quelli privati. Eh, proposizioni che non hanno fatto i eh, parlamentari della Lega ma l'hanno fatto quelli del PD. Qui in regione l'ha fatta la Lega e l'ha bocciati quelli del PD, quindi c'è una eh, dicotomia che non torna. Eh, di negativo rispetto agli anni precedenti, c'è un commissario in più. Eh, Errani per me ha allungato la catena delle competenze, quindi ha allungato la filiera di comando, quindi comp non comprimendo i tempi, anzi allungandoli. Io l'ho detto in aula, non è, ho detto Errani, uguale errore, è un errore politico. Renzi volle, secondo me, in, quella, in quel contesto, ancora campagna referendaria aperta, mettere una un carico politico sull'evento della ricostruzione, ma gli eventi, secondo me, dato i risultati che ha accennato il Consiglio di Chiarurio, secondo me non sono, non sono ottimali per la Regione Umbria. So che nelle Marche è ancora peggio, in Abruzzo pure. Ad Amatrice eh, oggi c'è una presa di posizione fortissima del sindaco di Amatrice che dice fuori dall'Italia mi faccio la contea perché adesso, fino adesso non sto vedendo nulla. Eh, L'hanno accennato la comunanza di Castelluccio. Eh, la ricostruzione della strada che va da Norcia a Castelluccio è di fatto non appaltata, non progettata, è ferma e c'è stata la protesta di tutti di i coltivatori, di tutti gli albergatori per la semina della nel comune, eh, nel comprensorio, nella piana di Castelluccio. Eh, il consigliere Chiacchieroni. Abbiamo evidenziato la drammaticità di questa situazione, ma sto parlando della Regione Marche. Ecco per cui dico l'errore politico. Da parte eh, del governo di mettere un sovra, una sovrastruttura. Beh, la strada importantissima di visso è ancora a zero. C'è una montagna che è venuta giù, milioni di metri cubi di roccia con il fiume che invade la sede stradale e ancora siamo a zero. Bisogna ricordarsi che eh, San Benedetto e Santa Rita eh, valgono un milione di presenze. Quindi ricostruire quella zona è troppo importante. Cioè eh, non si capisce che l'aspetto, diciamo, uh, spirituale, tra l'altro in un periodo che tra l'altro è propizio, le vie di comunicazione sono importanti e quindi Bellissimo. bisogna reagire. Il problema, mi, mi chiudo cioè fino adesso uh, la regione Umbria al di là delle critiche che posso fare per ragioni diciamo, oggettive ma diciamo così per anche ragioni politiche io posso dire che la regione Umbria sta facendo gli uomini il massimo però dal governo e dall'Europa non arriva nulla okay, fino quindi, adesso e, e quindi è una critica è che estendo fino sì, sì, uh, all'Unione Europea è chiaro il suo ragionamento per bilanciare i tempi, un minuto Iacchieroni se vuole eh, ribattere oppure concorda con alcune eh, riflessioni di Mancini No, io dico soltanto una cosa: eh, la, abbiamo affrontato l'emergenza, eh, penso, eh, con un grande, una grande dose di buonsenso. Aver rifatto quasi tutte le stalle e eh, eh, con le abitazioni eh, adiacenti per gli agricoltori è stato un fatto importantissimo per il presidio del territorio. Questo è stato un primo dato e contestualmente i container sono terminati per cui i cittadini che eh, vogliono utilizzare queste strutture possono farlo e si stanno eh, consegnando i primi blocchi di casette che nel giro di poche settimane verranno ultimate le consegne. Per cui la fase dell'emergenza consideriamo che è stato un sisma pari a quello dell'Irpinia. Che eh, si è spaccata la montagna per un'altezza di eh, circa un metro. Che è venuto fuori un fiume, il torbidone, che non esisteva prima. Che si è sprofondato parte del pia della piana di Castelluccio. Quindi, sono eh, eventi drammatici. Io capisco la comunanza agraria di Castelluccio che appunto pone alcune questioni, però noi dobbiamo sapere la drammaticità. E allora. Eh, affrontare queste questioni non è stato facile però lo si è fatto in maniera organica, lo si è fatto in maniera graduale come, così come ha fatto e le risposte stanno venendo, la fiducia dei cittadini de, per quanto, quello che conosco io nel lavoro che si sta facendo c'è cioè io parlo continuamente vado in tutte le eh, frazioni del territorio di Norcia e sento appunto un eh, come dire e sento che noi siamo un punto di riferimento perché i cittadini... Manifestano progettualità, ci chiedono interlocuzioni, ci chiedono di impegnarci su tante questioni e quelle che possiamo, noi Mancini, eh, riusciamo davvero a portare l'argomento. Se, se vuole fare un'ultima battuta su questo, se no, cambio argomento. Io faccio il tifo per l'Umbria, quindi certo. non ho la Lega abbiamo fatto tanti documenti insieme, quindi, io anzi, invito da queste, da queste emittenti dove noi andremo in onda a tutti gli Umbri a poter visitare tranquillamente Cascia, Norcia. Naturalmente, gli altri comprensori terremotati, perché comunque non è, cioè la strada è percorribile, ci sono attività aperte e bisogna sostenerli. Quindi, è la prima forma di solidarietà che possiamo esprimere. Assolutamente. Cambiamo tema, parliamo di un altro diciamo, argomento all'ordine del giorno di estrema attualità: che è quello della ludopatia, del gioco d'azzardo, una piaga sociale, la possiamo chiamare, che cresce sempre più, forse alimentata anche da questa crisi economico-finanziaria. Insomma, si cerca di poter svoltare, come si dice spesso, attraverso un grattevincio, attraverso una, una macchinetta, però non è questa assolutamente la soluzione. È un costo per le casse pubbliche, è un costo per la sanità, eh, per il recupero di, di queste persone che sono prese ormai e, eh, diciamo, immerse nella ludopatia. Chiacchieroni, lei viene dal mondo sanitario, credo sia una delle, delle, delle piaghe davvero più difficili da curare. Ma sì, da ormai da qualche anno che le nostre strutture sanitarie si stanno impegnando nella eh, prevenzione e cura di questo fenomeno eh, del gioco d'azzardo, anche ottenendo dei risultati, perché eh, di sicuro appunto mh, questa attenzione fa sì che le persone non si sentano più sole, che vengano anche accompagnate in un periodo di difficoltà e soprattutto anche le famiglie che eh, vanno incontro a queste situazioni, eh, possano eh, avere un punto di riferimento nelle nostre strutture. Eh, quindi non so se eh, i servizi sono quelli adeguati, i CERT e così via, però sono delle dipendenze e quindi come tali vanno trattate. E allora eh, noi dobbiamo anche come comunità fare delle norme che disincentivino il ricorso eh, a queste forme eh, no, oh, di, di, di sperpero anche di bilanci familiari e, e in qualche maniera ehm, occorre appunto una rete di solidarietà e occorre che la comunità affronti questa cosa che venga fatta uscire da una situazione di isolamento eh, dell'individuo e della famiglia stessa questo penso che sia l'atteggiamento migliore Beh, Cioè Praticamente i dati Bisogna dire i dati che sono terribili, perché magari sono stati pubblicati anche dai giornali e non tutti hanno avuto modo eh, di leggerli. Dunque, lo leggo testualmente, nel 2015 gli Umbri hanno investito, uso la parola investito tra, tra virgolette, eh, nei giochi autorizzati dai monopoli 1.029 milioni di euro, cioè 1 miliardo e 29 milioni. Un importo sostanzialmente stabile rispetto al 2013-2014, quindi intanto ci dobbiamo domandare se l'efficacia della legge, quella emanata nel 2014 dalla Regione Umbria con l'allora assessore Casciari, ha uh, provocato come minimo un rallentamento o un, uh, diciamo un miglioramento della situazione. In realtà qui dice che i dati sono rimasti stabili, quindi di fatto la legge è buona però non ha prodotto risultati. Tolte da questa somma le vincite risulta in Umbria al netto una spesa di 235 milioni di euro, cioè realmente di questi eh, 1 miliardo e 29 milioni sono 235 totalmente diciamo, a beneficio delle compagnie e delle case da gioco. Quindi, noi regaliamo a questi. Soggetti 235 milioni. Il resto, diciamo gli altri eh, per differenza circa 800 milioni di euro vengono diciamo, ripresi dai vari giocatori nei vari momenti eh, di vincita perché questo stabilisce diciamo i contratti di servizio, cioè che una parte dei vinciti a prescindere devono tornare. In realtà cosa succede? L'abbiamo visto anche in tante trasmissioni televisive. Non è che chi gioca 1000 poi ripeglia a 700, è molto, molto difficile questa cosa. Sono medie, quindi c'è qualcuno che vince, ma molti altri perdono. Eh, il decreto Balduzzi stabilisce che il gioco d'azzardo patologico è di fatto una malattia, quindi viene inserita nei livelli essenziali di assistenza. Um, ma la domanda che ci dobbiamo porre eh, è come se noi proponessimo. La lotta a delle sostanze stupefacenti, poi in ogni angolo c'è qualcuno che te li fa vedere che li puoi trovare. E lei dice, in sintesi. In perché, sintesi perché è, lo Stato permette certe cose, poi le regioni eh. devono intervenire insieme allo Stato certo. per curarle. Allora, eh, e ancora, questo, una no? volta, ancora una volta, viene scaricato sui comuni e sulle regioni errori di governi, governi centrali. Perché anche questa legge che noi oggi andiamo a provare ci mancherebbe è... oggi, noi ricordiamo che stiamo registrando questa sì. trasmissione oggi è, è il martedì 7 marzo quindi sì. siamo vicini all'assemblea legislativa alla riunione perché sì. eh... chi ci segue non sa diciamo io per quanto mi riguarda eh, avrei c'è un aspetto positivo perché già quella del 2014 parlava di sale gioco adesso c'è stato esteso al okay. discorso di sale scommesse è un tecnicismo però eh, sempre gioco d'azzardo resta e, mh, purtroppo la legge non, mette, non ammette la retroattività, intanto ci dobbiamo porre se queste famose distanze che vengono proposte, che sono i 500 metri per esempio dalle scuole, da, da altri luoghi aggregativi, chiese, musei, eccetera, certo. eh, possono di fatto migliorare una situazione. Io ho i dubbi che anche se li mettiamo a un chilometro comunque la situazione, meglio di niente va bene, però è un problema è diciamo un eh, sociale. Chiacchieroni, lei ha fatto il sindaco tanti anni, queste sono situazioni che un amministratore locale eh, che, che, che governa una città si trova secondo me eh, ogni giorno sulla scrivania, perché poi quando ci sono difficoltà, quando si entra in questo vortice la figura alla quale arriva il problema in maniera più diretta degli altri probabilmente è proprio un sindaco. Allora cosa deve fare? Ecco, lei che l'ha fatto per tanti anni cosa consiglierebbe? Ai sindaci, ai suoi colleghi di oggi per diciamo, affrontare concretamente questo fenomeno? Beh, di vigilare innanzitutto e eh, di tenere no, un rapporto diretto con le famiglie che hanno queste problematiche. Perché eh, appunto, non in tutte le comunità è chiaro, è noto chi eh, fa ricorso a queste attività. A questi tipi di giochi di passatempo. E quindi, ecco, questo, oh, la vicinanza alle famiglie naturalmente è naturalmente importante. Io la prima cosa è allerterei i servizi sociali eh, per dire di eh, circoscrivere e di eh, prendere visione del fenomeno. Poi, se è possibile, attivare qualche fondo di solidarietà per le famiglie, insomma, tutto ciò che si fa per situazioni di emergenza e di difficoltà. E, e il dramma non è non solo per chi lo fa per chi lo, la persona o il soggetto va a giocare per le casse e il bilancio familiare che determina eh certo. e quindi questo è un po' la questione e su questo appunto il rapporto delle famiglie diventa fondamentale perché poi eh, la persona o il soggetto magari si chiude anche però la famiglia che eh, ne subisce le conseguenze sono quelle che poi è più facile entrare in contatto entrare in rapporto e, e con buone antenne sociali si riescono a percepire insomma, le situazioni di sofferenza. Siamo quasi alla fine della trasmissione, mancano 4 minuti. Avevo anche i rifiuti, un tema. Importantissimo, di assoluta attualità, ampio spazio nei mass media in questi giorni. Allora, la domanda e la risposta secca la affronteremo la prossima trasmissione. Mancini, siamo di fronte a un'emergenza rifiuti anche in Umbria? Sì. La prego in un minuto eh, Beh, perché sì, altrimenti. Abbiamo... Beh, noi come Lega abbiamo voluto la commissione d'indagine sulla questione dei rifiuti. Era un... abbiamo iniziato l'iniziativa pro... diciamo pro... del 2015. Avevamo capito che le discariche umbre. Sono piene perché non si sono centrati gli obiettivi di raccolta differenziata. Adesso ovviamente per solidarietà ma anche per obbligo di legge assistiamo alla transumanza dei rifiuti tra i vari ati, quindi adesso a Città di Castello so che stanno conferendo altri atti. Di conseguenza cosa, cosa provoca questo? Provoca un aumento dei costi per i gestori ma è evidente anche per i cittadini. Secondo me evidenzia che la politica del piano regionale dei rifiuti eh, emanate e poi corrette sono fallimentari. Noi chiederemo un nuovo piano regionale dei rifiuti. Chi è Noi abbiamo fatto questa scommessa di incentivare la raccolta differenziata su tutti gli ati dell'Umbria. Stanno venendo dei buoni risultati, bisogna continuare perché eh, l'alternativa al sistema tradizionale alla discarica è di sicuro il selezionamento, la raccolta differenziata, il riciclo ed il recupero. Su questo si può e si deve fare di più, è una scelta strategica, dobbiamo continuare su questa strada che porterà di sicuro dei risultati importanti per la nostra regione, per la nostra comunità. Allora, come facciamo sempre, l'ultima domanda riguarda la politica, riguarda i partiti, insomma c'è da dire molto in questo periodo per il Partito Democratico, Chiacchieroni, lei eh, ha una lunga storia politica, no? viene dalla PC, poi PDS, DS, fino ad arrivare al Partito Democratico, oggi si è arrivati a un punto, insomma vicini a un congresso in cui il partito si spacca di nuovo con la fuoriuscita di diversi. Personaggi di primo piano del partito. Cosa sta succedendo e cosa succederà a Chiacchieroni? Ah, è successiva la vicenda del referendum. Il partito si è spaccato quando diversi esponenti hanno eh, votato in maniera diversa e hanno fatto campagna eh, per il referendum in maniera diversa, quindi la discussione è avvenuta lì. Continua questa discussione e quando ci sono dibattiti congressuali è sempre bene sia per i partiti che per il Paese perché si cerca di affrontare eh, le questioni e i nodi importanti della società e a questo appunto, parteciperanno migliaia e milioni di cittadini, è un fatto democratico importante. Rettamente regionale la riflessione invece, lei è capogruppo del Partito Democratico, sembra soltanto il consigliere Solinas eh, abbia deciso di lasciare il gruppo per costruire un proprio gruppo? io non so se so deciderà a le sue scelte no, io, Ho visto parliamo so, in base sostiene, ai comunicati che leggiamo sostiene so. in maniera decisa l'attività del Consiglio della maggioranza, della sua commissione quindi farà le sue scelte in base allora, se c'è molta dialettica all'interno del centro-sinistra altrettanto c'è nel centro-destra Mancino, perché poi sembra che Salvini e Berlusconi non è che siano tanto vicini su molte posizioni è un momento cruciale della politica italiana questo? No, no. Allora, intanto dividiamo i due piani. Il Partito Democratico governa tutto, gran parte delle regioni, eh, governa chiaramente anche questa regione, quindi eh, io parlo da questa regione. È evidente che le beghe di partito hanno inciso sull'attività amministrativa di questa regione. Ricordo l'assenza dell'assessore dell Barberini per più di un anno dal suo ruolo di assessore alla sanità. Quindi di fatto le correnti incidono sulla gestione. Del quotidiano, perché chi governa deve governare e non fare ragionamenti di corrente. Detto questo, mh, eh, per adesso ci sono tre correnti del PD eh, che comunque anche sulle politiche nazionali hanno. Ah, hanno peso e fanno no no rispondo politica, fanno, no, era parlare di facciamo fista <ride> i dati occupazionali <ride> drammatici di questa regione <ride> <ride> del governo quindi questa è una responsabilità e ci liga nel no, centrodestra e eh, Salvini è la, eh, oggi il principale eh, diciamo soggetto politico in base al consenso ricevuto sia in questa regione che in ambito nazionale, Decenti, papabile, ha un incarico politico. Ci sono le primarie decideranno gli elettori. Ah, Bene, noi siamo arrivati alla fine, mi piacerebbe 10 eh, allora, secondi per uno. 10 secondi, un allora, un'informazione di servizio. Eh, per quanto riguarda la strada di Castelluccio, la provincia sta facendo la progettazione della strada e eh, farà anche eh, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei lavori e farà la gara, cosa invece opposta per quanto riguarda eh, la frana di Visso Norcia, perché la provincia eh, di Macerata ha delegato all'ANAS. La procedura per fare e quindi non è nelle nostre mani perché l'ANAS è un riferimento nazionale allora, e noi non abbiamo, che questa è una comunicazione di servizio sensazioni. molto importante perché noi io... abbiamo fatto la scelta di assumerci le responsabilità, come allora, Umbria. Grazie a tutti, Chiacchieroni, capogruppo del PD, a Valerio Mancini, de, della Lega Nord, vicepresidente dell'Assemblea legislativa. Grazie per averci seguito. Appuntamento la prossima settimana.